Buonasera, questo mercoledì sera lo passeremo insieme e parleremo insieme alla dottoressa Claudia Corsini, è una psicoterapeuta, ormai la conoscete, e parleremo di questo argomento delicato, del tempo che scorre e di come noi in realtà ci sentiamo sempre un po' in difetto, no? Perché non riusciamo mai a stare al passo. Dato che è un argomento molto delicato, questo argomento non potevo che non trattarlo se non con la dottoressa Claudia Corsini, che è sempre lei è sempre molto al passo. E adesso sto cercando di invitarla. Ok, l'ho invitata. Adesso vediamo un attimino, dovrebbe collegarsi. Intanto ci terrei a ringraziarvi tutte quante perché mi avete scritto nel box anonimo tantissime vostre testimonianze e che ho raccolto. Tutte le vostre testimonianze. Ciao Nicola. E partendo da queste testimonianze sono andata a definire alcuni macro argomenti all'interno proprio di questo. Allora, provo a rinvitare di nuovo. Vediamo un attimino se riesce ad entrare la dottoressa Corsini. Ciao, Eccola, buonasera, buonasera, buonasera ciao. Roberta, ciao. L'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sì, non mi Non so se confermo, tu Instagram il fai video. capricci. Non Sì, riuscivo. Sì, vabbè. scusami. No, tranquilla, tranquilla. No, dicevo che ogni tanto Instagram fai capricci e non ci fa collegare, però poi ci siamo riusciti. Sì, Allora, sono stavo uscita spiegando. e rientrata dopo. Sì, stavo spiegando che praticamente questa domanda è veramente molto scomoda, perché comunque già normalmente il tempo in generale, no, ci fa sentire sempre un po' alla rincorsa, no? Come se noi, cioè il tempo scorresse e noi fossimo magari sempre fermi in un punto o tornare indietro, e ci sembra sempre di non stare al passo. Poi, se ci ritroviamo in una situazione di, ciao Federica, buonasera, di procreazione medicalmente assistita, il tempo diventa completamente sfasato ancora di più. E, come spiegavo, ho raccolto, e noi ci siamo già sentite, diverse testimonianze, ovviamente anonime, quindi io non so chi mi ha scritto cosa, tantissime, Sì, cioè ho visto. tantissime, io ho scritto, ho riletto, ho cercato, diciamo, di definire i vari, diciamo, crucci che in maniera preponderante ritornavano. E tra questi ce ne sono alcuni che ho poi, diciamo, sottolineato, no? In maniera definita, che ricorrono proprio spessissimo come il tic-tac dell'orologio biologico, e che ci fa stare in ansia, no? Perché questo, sappiamo che c'è una sorta di orologio nella nostra testa che ci ricorda che il tempo non è dalla nostra parte, no? E questo ci fa Soprattutto per venire noi tante, donne, soprattutto soprattutto per noi per donne, esatto, e che non sta dalla nostra parte. Quindi già questo un po' ci mette in moto delle emozioni che possono essere delle emozioni veramente a volte anche di paura, no? Perché certo, molto è un'emozione forti. forte, sì. E poi diventa, cioè, ci sono anche delle sensazioni come di ansia, di agitazione, del fatto di non riuscire a stare al passo, no? E queste sono tutte cose che un po' io ho provato e continuo a provare, ma che mi sono state scritte più e più volte. C'è chi addirittura mi ha scritto: è come se avessi un countdown sulla testa che mi ricorda che il tempo passa e che io non ci sto dietro, ecco.
E c'è anche chi mi ha scritto, mi sento in colpa perché vorrei fermarmi con tutta la procedura, magari in questo caso era di ovodonazione, ma il pensiero di fermarmi mi mette ansia, mi preoccupa, mi fa sentire in colpa perché è tempo prezioso che io sto sprecando. Adesso io dico sprecando tra virgolette, perché quanto in realtà il tempo per noi è sprecato, dottoressa? Beh, non lo è mai se comunque lo viviamo in pienezza, se riusciamo a dare un senso a quello che stiamo facendo, che al di là. Allora, voglio intanto fare aprire una piccola parentesi, che io ogni volta che tu mi chiedi, no, di partecipare, mi fai una domanda, a questo punto mi viene proprio spontaneo dirmi, ma ancora avrò delle cose da dire perché ne abbiamo già dette davvero tante su questo argomento, no? Evidentemente, però, è davvero tanto quello che smuove questa tematica, per cui insomma, i punti di vista dai quali si può affrontare sono davvero tanti e l'abbiamo visto quando abbiamo fatto anche le nostre dirette. Sì, no, il tempo, allora, intanto il tempo, è un bene. In qualche modo non illimitato, no? Ma è una risorsa che ha dei limiti. Noi ne abbiamo 24 ore al giorno, non ne abbiamo né di più né di meno, ma non è tanto sprecato se lo impieghiamo in un modo piuttosto che in un altro. È sprecato quando non riusciamo, secondo me, a dare un senso a quello che facciamo. Perché prendersi una pausa perché sento che ho bisogno di riflettere su quello che sto facendo, perché ho bisogno di prendermi cura un po' più di me stessa, perché ora mi riferisco alla domanda che hai letto, no? Vorrei fermarmi un attimo prima di decidere, però mi sento in colpa perché ho come la sensazione di perdere del tempo. No, io direi assolutamente no, perché quello è un tempo prezioso, perché quello di iniziare un percorso di PMA, soprattutto un percorso eterologo, come nel caso che accennavi tu, insomma, sono scelte veramente importanti per noi, per il bambino che eventualmente ne dovesse nascere. È giusto essere pienamente consapevoli di quello che si fa, insomma, e capire quanto lo vogliamo, quanto ci sentiamo in grado di farlo, cioè valutare anche tutte le implicazioni legate a questa scelta. Per cui se si riesce a dare un senso anche a quella pausa che io prendo, assolutamente secondo me non è un tempo perso. Il problema qual è? Io ci riflettevo, no, in questi giorni, ancora prima che tu insomma, mi mostrassi un po' gli appunti che avevi tratto dalle dichiarazioni, no? Di chi ti ha scritto. Il problema, secondo noi, il primo punto è che veramente viviamo oggi in una società che ci chiede di essere molto performanti. E questo, al di là della PMA, vale per chiunque, vale anche per i bambini molto piccoli, purtroppo, no? Ci è chiesto, se tu pensi, guarda, era una riflessione che facevo soprattutto a noi donne, no? Ci è chiesto fino a un certo punto della nostra vita di essere performanti, magari nello studio, poi nella professione, perché guai a non dedicare, no, energie e, insomma, e tempo a una realizzazione professionale, perché anche da quel punto di vista ne deriverebbero tanti giudizi, no, a livello sociale. Poi a un certo momento, se, no, anche ci è chiesto di essere performanti anche a livello familiare, quindi di avere anche dei figli e di averli entro certi tempi che magari è ritenuto giusto, no? Per cui capisco che ci possa essere, che si possa avvertire della pressione. Sicuramente diciamo, dell'orologio biologico è anche una realtà, è innegabile che noi donne, a differenza degli uomini, abbiamo
un arco di vita abbastanza limitato entro il quale possiamo essere fertili. E sappiamo bene che la fertilità si riduce ulteriormente da una certa età in poi, no? Quindi noi abbiamo dal menarca, quando abbiamo la prima mestruazione, fino alla menopausa, anche in situazioni in cui non ci siano problemi di infertilità, ma oltre questo tempo, ovviamente la donna non è più fertile. Quindi è anche vero, però dico questo perché quelle emozioni, quelle sensazioni che in tanti hanno condiviso, anche proprio il senso di colpa, sono partita troppo tardi, ci ho pensato troppo tardi, ho perso del tempo. Beh, insomma, facciamola una riflessione, nel senso che, fermo restando che ognuno è responsabile della propria vita, e questo per carità, però è vero che viviamo anche in un contesto che ci condiziona. Esatto. L'ambiente in cui viviamo, da quello familiare, non parlo, quando parlo di società non è che intendo, no? Che mi voglio allargare, anche perché comunque, anche se ci allarghiamo proprio alla società stessa, ci chiede di essere performanti, ma spesso anche all'interno di una famiglia, anche all'interno delle amicizie, anche nel contesto nostro, più intimo, più familiare in cui viviamo, ci è chiesto appunto di raggiungere certe performance, di raggiungerle entro certi tempi, per cui come in altre dirette anche abbiamo visto, no? Fino a un certo punto non ci devi proprio pensare a fare i figli perché ci sono altre priorità e poi invece sì, però no, tu mi ricordo una volta che a me non mi è mai stato spiegato che comunque come anche preservarla questa fertilità, no? Esatto. Come prendersene cura fin da ragazzine, fin da giovanissime, perché le priorità sono altre. Quando tu hai 20 Certo. anni, anzi, guai, direi, Esatto. no? Ti preoccupi Guai! di non rimanere incinta, quindi Infatti diciamo insegnano c'è a un non altro tipo, un'altra priorità, no? un'altra priorità, no? Però capisci come questo intanto è un livello che va oltre l'individuo, le scelte personali, no? Che poi condiziona però anche tutte quelle emozioni e provoca anche tutte quelle sensazioni che ti sono state scritte, perché nel momento anche io certo, fare i paragoni, no? Gli altri mi sembra che vadano tutti Esatto. più avanti di me, più velocemente. Ecco, qui infatti io ti volevo proprio chiedere questo, che una frase che ricorre spessissimo in questi messaggi che mi sono arrivati è il fatto di guardare gli altri e quindi avere una visione proiettata verso l'altro e diciamo di fare una sorta di paragone, no? Anche in maniera inconscia, cioè senza magari volerlo. In maniera proprio voluta e questo fa sentire le persone che appunto si sono espresse hanno questa sensazione di fallimento, no? Di non sentirsi comunque arrivate spesso capita anche di proprio questo senso di colpa e di sentirsi indietro, cioè come se gli altri andassero avanti e noi rimanessimo indietro, o comunque ritornassimo al punto di partenza, no? Perché poi sappiamo bene che quando un percorso di procreazione medicalmente assistita magari non va a buon fine, bisogna ricominciare tutto da capo, no? E quindi noi ci sentiamo un po' in balia di questo tempo che diciamo ci fa sentire un po' sospese, tutti vanno avanti, magari le nostre amiche rimangono incinta, fanno figli, cose. E noi ci sentiamo sempre o indietro o comunque di essere ferme, non, di non andare avanti. Questo senso di frustrazione, no? Di fallimento. Torniamo poi a quello che ci dicevi prima, che è un po' come noi sentiamo il tempo, giusto? Come noi lo percepiamo questo tempo, perché se sappiamo che il tempo, come ci ho spiegato, è una risorsa che è limitata, perché 24 ore, bla bla bla, però come lo sentiamo? Sentiamo noi il tempo, Come lo cioè utilizziamo? come lo utilizziamo, come ci fa sentire. È questo che secondo me è un po' il nodo di tutta questa situazione, no? Di come noi ci sentiamo rispetto al tempo che scorre,
come lo viviamo, con quali emozioni. Ed è per quello che io ho chiamato te, perché chi meglio di una psicoterapeuta può aiutarci a capire effettivamente se è il tempo che va, che corre, o siamo noi che diamo un significato a questo tempo che ci fa stare poi così. Io credo che questo dipenda un po' da quello che dicevamo, no? La tendenza a fare paragoni un po' può nascere anche dal comunque confrontarsi anche con degli standard, no? Che in qualche modo ci vengono continuamente mostrati. Però molto dipende, sì, anche da noi. E credo che qui l'argomento sia molto vasto perché diciamo, l'uso che facciamo del tempo, come ci rapportiamo anche allo scorrere del tempo, come ci rapportiamo con le nostre aspettative o con la frustrazione di vedere certe aspettative magari deluse. Non parlerei tanto di fallimento, quanto di frustrazione per un'aspettativa che io ho e che non vedo realizzata. Questo dipende molto dal singolo individuo, dipende molto dalla storia di ciascuno, da esperienze precedenti, dalle motivazioni, dalle ragioni che lo portano a volere in maniera così, così forte, per esempio in questo caso, cioè a investire in maniera così totalitaria, direi, no? In una gravidanza, diciamo, tutta la sua vita in quel momento, perché queste sensazioni che tu descrivevi, il tempo che passa, rimanere sempre indietro, ricominciare da capo, tornare addirittura indietro, gli altri che vanno avanti, io che sto sempre fermo, hanno molto a che fare con l'idea che se non realizzo questo obiettivo e non lo realizzo nei tempi in cui mi aspetto o altri si aspettano, è tutto fermo, come se la vita coincidesse soltanto con questo aspetto, no? Si esaurisse lì, ma questo in realtà l'abbiamo detto tante volte, cioè non è così. Questo, la maternità è un elemento, un'esperienza della vita, bella, importante, possiamo dire tutto quanto e siamo d'accordo, ma non è la totalità della mia esistenza. La riuscita o meno della mia vita, la realizzazione della mia esistenza non passa solo attraverso questo, passa attraverso centinaia di esperienze, centinaia di relazioni, di obiettivi che io posso avere e che posso realizzare. Veramente, non, Sì, io infatti qualcuno che ha scritto anche io non facevo più progetti, non organizzavo neanche più viaggi perché con la paura poi di magari rimanere incinta e dover dire ok, no, devo annullare tutto, non posso imbarcarmi in questa situazione e quindi questa sensazione di mettere la propria vita in pausa, no? Tornando a infatti. questo discorso del fatto che comunque noi ci diamo un tempo, ci diamo un tempo, diciamo io. A 30 anni voglio avere un figlio, avere la mia famiglia. C'è chi addirittura mi ha scritto, ogni anno al mio compleanno esprimo questo desiderio, il tempo passa, ogni anno questo desiderio non si realizza, mi immagino già con la mia famiglia e questo mi fa stare male perché, come dicevamo prima, noi ci creiamo delle aspettative rispetto a questo tempo che noi ci immaginiamo. Tale, no? Che ne so, io entro un anno voglio avere un figlio e che ne so, a Natale, il prossimo Natale voglio la mia famiglia, così e colà. Il fatto di non riuscire poi a concludere, tra virgolette, questo desiderio ci fa stare male perché ovviamente si creano tutte queste emozioni, diciamo, un po' frustranti, ecco, più questo che altro, perché non le considero negative, perché alla fine tutte le emozioni ci permettono di essere vivi e di farci reagire, no? L'abbiamo detto più e più volte. Esatto. Però, ecco, questa sensazione
proprio di sentirsi proprio immobili nello spazio, nel tempo. È veramente frustrante a un certo punto. E c'è anche chi mi ha scritto, una ragazza soltanto mi ha scritto, io ho capito che in realtà il tempo bisogna viverlo sul qui e ora, rimanere concentrati, bellissimo. Cioè, sono frasi bellissime che io adesso ho capito, ma dopo aver fatto un percorso comunque con una psicoterapeuta di un certo tipo, e ho capito effettivamente quanto il tempo sia prezioso da viverlo giorno dopo giorno, Certo. senza aspettare troppo da noi e da quello che c'è intorno a noi, Certo. perché quello che io mi ripeto è proprio questo, no? Io posso avere il controllo di come io reagisco a un determinato evento, non Esatto, all'evento stesso. quello che fa la differenza è proprio questo. In tanti hanno scritto anche di sentirsi impotenti, no? Esatto. E questo io farei una distinzione perché spesso ci si sente impotenti perché si avrebbe quasi l'aspirazione ad essere onnipotenti, nel senso che è vero che non siamo onnipotenti, soprattutto quando parliamo di vita o di morte, che poi sono i due grandi estremi, no? E le grandi estremi della nostra esistenza. Lì non siamo onnipotenti, però siamo in ogni momento della nostra vita potenti, abbiamo del potere. Ma il potere spesso non dipende dal realizzare immancabilmente i nostri desideri, cioè un desiderio non è automaticamente un diritto, un qualcosa che io realizzerò sistematicamente. Il mio potere, la mia potenza sta proprio nel riuscire a dare un senso nel qui e ora, comunque, a quell'esperienza di vita che sto facendo. E nel Esatto. comprendere che qualsiasi situazione, anche quelle più dolorose, possono in qualche modo, se vissute con senso, se riusciamo a trovare un senso a quello che stiamo facendo, possono comunque risultare una ricchezza. Ah, per quanto possa sembrare difficile, guarda, io questa cosa, questa grande lezione l'ho imparata da uno psicoterapeuta, Viktor Frankl, che ha fatto l'esperienza dei campi di concentramento e ha parlato proprio di questo, no? Del senso della vita. E lui in questo libro, che si intitola Uno psicologo nel Lager, diceva proprio questo, cioè che anche in una situazione estrema come può essere quella del campo di concentramento, la differenza fra chi si lasciava morire buttandosi sul filo spinato, no, sui cavi elettrici, e chi invece come lui è sopravvissuto, non solo, ha elaborato una nuova teoria psicanalitica durante la deportazione, durante appunto l'esperienza all'interno del lager, era proprio quella, riuscire a trovare un senso, che per lui era l'avere la moglie fuori, quindi l'idea che lo aspettava, che comunque doveva resistere per questo amore forte, è stato quel senso che gli ha permesso di sopravvivere a un'esperienza di questo tipo. Ora, qui stiamo parlando di una situazione veramente estrema, Estrema, perché certo. credo che esperienze più disumane, no, e disumanizzanti di quella difficilmente ne siano esistite e spero che non esisteranno. Però capisci che se questo è vero in una situazione di quel genere, tanto più lo è nelle nostre esistenze, cioè quanto può far la differenza veramente riuscire a trovare un senso nel qui e ora a quello che comunque io ho. Come io posso investire le mie risorse, il mio potere lì? Perché è vero che non sono onnipotente, questo sì, però ho comunque del potere, il potere comunque di vivere la mia vita con senso e di riuscire ad apprezzarne tutti gli aspetti, senza focalizzarmi solo su quello che in quel momento non riesco, a realizzare. Sì, perché poi quello che io ho notato, no, tra le varie testimonianze, il fatto che quando poi un percorso non va bene, ci si senta come sì, di aver perso tempo, di essere tornati indietro, di non aver fatto nulla,
Quando in realtà, quando le ragazze magari mi scrivono privatamente, mi dicono adesso devo ricominciare tutto da capo, come faccio a ritrovare la forza di ricominciare, bla bla bla, quello che mi sembra di non aver fatto niente, quello che io rispondo sempre è in realtà che non è stato fatto niente, perché ogni percorso ci ha insegnato qualcosa, no? Io personalmente ho fatto tesoro di tutto quello che ho passato fino adesso. E ne ho tratto grandi insegnamenti, oltre, vabbè, la pazienza e bla bla bla, però proprio, cioè, proprio pratici, anche solo come prenotare una visita, come presentarsi a una visita, che tipo di analisi devo fare, come fare una puntura, cioè tutte cose che magari prima non sapevo neanche dove sbattere la testa per capire come fare. E Hai superato sì, delle paure anche. delle paure, delle grandi paure che ancora adesso faccio fatica, però diciamo che le ho affrontate, ma non, cioè, questo non mi fa sentire onnipotente, no? Però mi fa sentire di avere la consapevolezza di scegliere di fare questo percorso. Allora io scelgo di voler ricominciare. Con quale testa? Con la testa di dire ok, so che cosa mi aspetta fino a un certo punto, perché poi tutto si può ripresentare in forme differenti e cose differenti, però scelgo, io scelgo che lo voglio fare. Ovviamente non ho l'inesperienza, tra virgolette, della prima volta, no? Delle prime volte, che un po' ti fa dire ok, sì. Lo facciamo, andrà tutto bene, cioè questo mi porterà. No, cioè un altro bagaglio che ti. Perché secondo me un rischio è quello, sempre per tornare al discorso dell'onnipotenza, che nel momento in cui c'è una difficoltà, come quando ti viene diagnosticata un'infertilità, il fatto che la medicina ti offra questa possibilità, un po' il rischio, perché la medicina ce l'ha sto rischio, un po' ovunque, no? Anche in altre situazioni, il rischio di la medicina, insomma, o i medici anche di sentirsi un po' onnipotenti in qualche modo è un rischio. Non dico che siano No, così o che lo no. siano tutti, ma il rischio di dire ho degli strumenti. In fondo, chiunque di noi, quando sceglie anche di studiare medicina, c'ha un po' questa cosa, questa fantasia di dire salverò il mondo, salverò delle vite, no? In questo senso, un po' è un po' Certo. la motivazione alla base di ogni studente, no? Che incomincia questo percorso. Per cui il fatto che ti offra questa via, un po' a parer mio, può alimentare questa fantasia di onnipotenza. Ok, c'è una difficoltà, però Mi faccio aiutare, c'è questa soluzione, no? I esatto. medici potranno arrivare là dove la natura non arriva. Ma in realtà non è così e lo sappiamo. È una fantasia perché non è così, perché anche la medicina ha i suoi limiti. E questo, secondo me, è un altro fattore importante, cioè recuperare il senso del limite, importante proprio per far fronte a quei sentimenti di colpa, di fallimento, cioè recuperare il senso del limite, nel senso che fa parte della nostra umanità avere dei limiti, non soltanto di tempo, come dicevamo prima, ma svariati limiti, il limite che ci porta a contatto con le nostre vulnerabilità, che spesso Esatto. cerchiamo di nascondere, cerchiamo di non far vedere, di allontanare, spesso le neghiamo, ma in realtà, se ci pensi bene, Roberta, è proprio il limite e la nostra vulnerabilità che ci rende umani, cioè è perché siamo umani cioè, e che abbiamo dei limiti e siamo vulnerabili, e viceversa. Esatto. E viceversa. Infatti, anche tutte queste emozioni che ci invadono, no? Perché poi alla fine questo percorso ci mette a dura prova non solo fisicamente, ma proprio anche emotivamente, perché si creano, cioè non che si creano, ci troviamo di fronte a delle emozioni che magari non avevamo provato, no? Perché la paura si trasforma in tanti modi.
in tantissimi modi, in tantissime forme. E quindi ci troviamo travolti da queste emozioni che non sappiamo a volte come accoglierle, perché non si tratta di tenerle sotto controllo, ma proprio di accoglierle, di capire che effettivamente sono emozioni e perché fanno parte di noi, cioè siamo persone, come dicevi anche tu, umane, vulnerabili, ed è giusto che ci siano queste emozioni, altrimenti Certo. non avrebbe molto senso, no? Cioè, vivere proprio in generale, cioè noi viviamo perché vogliamo vivere di emozioni anche, siamo fatte di questo. E quando io mi ritrovo poi a dover, cioè non devo niente per l'amor di Dio, però quando mi sento che queste ragazze mi scrivono in preda alle paure più semplici, che a volte poi mi dicono, lo so, può sembrare una cosa stupida, però sai, mi è stato detto questo, ma non è che poi potrebbe succedere quest'altro, sai, non avere il controllo. Ecco, anche questa cosa, no? Di non avere il controllo di quello che accadrà. Come fai ad avere il controllo? Non puoi sapere che cosa succederà. Non lo saprai Quindi, mai, non solo per questo, esatto, in generale. anche qualora tu debba avere un figlio, anche qualora questo figlio nasca naturalmente, non avrai mai il controllo su quello che No. succederà da lì in avanti, no? Mai saprai se le cose andranno secondo le tue aspettative, secondo i tuoi progetti, i tuoi programmi, se questo figlio sarà come tu te lo immaginavi, se farà le cose che tu ti immaginavi, se starà sempre bene in salute, se io starò sempre bene in salute. Se entriamo nell'ambito delle paure, poi anche legate alla maternità, anche quando la maternità si realizza, entriamo in un mare vastissimo, Infinito, certo, è quello infinito, che perché mi il trasforma. controllo non ce lo abbiamo su questo. Sulla vita non abbiamo controllo, su Ecco, tante. ed è proprio questo, no? Allora, ed è per quello che io insisto a fare queste dirette con te, no? Perché spesso ci mettiamo, ci preoccupiamo dell'aspetto della salute, perché comunque noi ci approcciamo a questo mondo, no? Alle cliniche della PMA, ma non ci preoccupiamo, tra virgolette, del nostro aspetto emotivo. Vero, Okay? Ci molto mettiamo vero. un po', non mettiamo solo la vita in stand-by, ma proprio noi stesse ci mettiamo in stand-by, facciamo quello che dobbiamo fare, ok? Prendiamo questa medicina a quest'ora, quest'altra a quest'altra, ci mettiamo 100 sveglie, facciamo la puntura in quell'orario. Facciamo tutto, addirittura ci prepariamo da mangiare come bisogna mangiare, cioè, facciamo qualunque cosa, però ci dimentichiamo delle nostre emozioni, di come in realtà bisognerebbe volerci un po' bene, ecco, da questo punto di vista. Ed io insisterò a fare queste domande scomode con te da questo punto di vista, perché secondo me c'è ancora un po' di difficoltà nel farsi non aiutare, però guidare, da farsi guidare da una persona che fa questo di mestiere, no? Perché noi magari ci affacciamo e parliamo con l'amica che fa la stessa esperienza, però l'amica è una cosa. È la sua esperienza e non può essere la mia. Quindi, secondo me, io continuerò a dire che è importante chiedere un piccolo, diciamo, confronto con uno psicoterapeuta o una psicologa. Certo. Quando si vivono questi stati di difficili di incanalamento di emozioni, ecco, questo Che senso. coinvolgono la persona, coinvolgono Esatto. la coppia, come abbiamo visto tante volte, coinvolgono anche il proprio modo di essere genitori, anche qualora si riesca a diventare genitori. Perché mi è capitato e capita, cioè anche adesso, so di seguire alcune persone che hanno, anche persone che hanno dei figli avuti attraverso la PMA o persone che stanno cercando di avere dei figli, ma le problematiche stanno su più livelli. Anche in chi è riuscito a realizzare questo sogno, spesso
Poi successivamente si riaprono, insomma, dei vissuti, delle tematiche, delle ferite che se non sono state adeguatamente prese in carico e curate prima, prima o poi, insomma, riemergono. Emergono, Prima esatto, più che come abbiamo colpono. visto la paura, no? Se non l'accogli, poi diventa un mostro gigante da sconfiggere. E, mi sembra di aver, diciamo, affrontato le varie cose che ci siamo che sono emerse, no? Tra i vari messaggi, come il fatto appunto di sentirsi ferma dovuto anche a tutte queste lunghissime attese, sentirsi invisibile perché comunque poi noi rimaniamo fermi nel nostro, non andiamo avanti, mettiamo la nostra vita in stand-by. Però adesso io ho visto che c'è una ragazza che ci ha Sì, scritto e infatti non vorrei che mi anch'io salta. avevo visto scorrere diverse domande. Allora, io adesso ne leggo una, non so se poi qualcun'altra magari mi ha scritto, me lo scrivete dove c'è la domanda, il punto di domanda, così riesco poi a recuperarle. Allora, al secondo tentativo ci siamo approcciati con i piedi di piombo e nonostante ciò il tutto è sfociato in una gea, una gravidanza extrauterina. Il tempo scorre, è vero, e quello che mi chiedo è se ne valga sempre la pena. Questo è quello che dicevamo prima, no? Del fatto di come noi vogliamo dare un senso al tempo. Sì, ma qui io mi ricollego anche a quello che dicevi tu, quando hai detto della consapevolezza che hai acquistato grazie alla tua esperienza, no? Per cui alla fine riesci ad affrontare adesso le cose con una maggior sicurezza e una maggior certezza anche di quello che vuoi fare e perché lo vuoi fare. Ecco, io credo che valga anche l'altro, il discorso opposto, cioè ne vale la pena, ognuno può avere una risposta sua personale. Io non credo che esista una risposta univoca che vale per tutti, perché entriamo in un campo, come tante volte ti ho detto, che ha delle implicazioni veramente notevoli, sia sul piano appunto psicologico, fisico, ma anche etico, se vuoi, e credo che ciascuno debba fare i conti con le proprie risorse, con i propri valori, con le proprie motivazioni, con la propria situazione a livello individuale, a livello di coppia, perché è una scelta e come tutte le scelte, non è detto che sia quella giusta per chiunque. Esatto. E credo che veramente quel fermarsi, che poi era anche una delle testimonianze che hai letto all'inizio, quel fermarsi, prendere del tempo per capire se è ancora la mia scelta, se ne vale ancora la pena per me, credo sia Sì, perché tempo prezioso. succede che a un certo punto ci sentiamo, dato che le attese sono lunghissime, no? Le attese per gli esami di DNA genetici, le attese per fare la prima visita, l'attesa per fare il pick-up, la preparazione del pick-up, l'attesa magari per fare il transfer, e poi insomma, passano anni e si arriva che si è talmente tanto stanchi, no? Fisicamente, emotivamente, che uno dice, ma non mi posso fermare, perché se poi mi fermo, cioè, aggiungo tempo al tempo e quindi cioè, questo è come se fosse un cane che si morde la coda, no, continuamente. E io capisco la persona che mi ha scritto, cioè non è che ha scritto a me, che ha scritto nel box, e io vorrei prendermi del tempo per me per un attimino per staccare e poi ricominciare, però mi sento in colpa perché poi il tempo passa, perché sì, si tratta di ovodonazione, ma sempre una donna magari di più di 40 anni è, l'utero è quello che è, lo sappiamo benissimo, no? Che più si va con l'età, più difficoltà ci sono, cioè ci sono tante situazioni che poi più sei dentro e più scopri, conosci, e maggiore è la difficoltà di vivere serenamente, per quanto si possa vivere serenamente questo percorso, il tutto. Però, come dicevi anche tu, dobbiamo, cioè non dobbiamo, però scegliere di prendersi del tempo per recuperare le energie, respirare e capire effettivamente se fa ancora parte di noi, se vogliamo affrontarlo di nuovo, se non ci fa Voglio male. ancora, perché lo voglio così tanto? Cioè, Perché? sono domande anche importanti. Tu parlavi
dell'importanza anche di farsi aiutare magari in un percorso. Esatto. E un percorso serve anche a questo, a far chiarezza anche, perché una A scelta se porti è davvero. le domande, non dico giuste in maniera univoca, no? Universale, proprio le domande giuste per noi. Perché Esatto. noi ci facciamo la domanda, ma perché a me? Ma questa non è una domanda che, cioè, la facciamo tutti almeno una volta nella vita, per qualunque cosa, non solo per la BMA. Sì, per qualsiasi Però, cosa esatto. Per qualunque che cosa non che ci fa male, piace, diciamo, ovviamente perché ci proprio piace. a me ci sta. È vero. Però magari riuscire a porsi le domande giuste per noi che ci facciano capire come guidarci nella nostra vita, no? E nel nostro percorso magari più intimo. Ed è lì che io insisto, no? Del farci aiutare da questo punto di vista, non che ci dobbiamo curare, ok? Perché non è che ci dobbiamo curare. Però farci guidare da qualcuno che magari ne sa un po' più di noi ci permette di vivere più serenamente e di capire effettivamente che cosa significhi vivere il qui e ora, perché a parole siamo tutti bravissimi, e poi è nel fare che, diciamo, Certo. crescono le difficoltà. Sicuramente. E E come capire dici? anche, sicuramente capire come ci arrivo anche a questo momento e perché ci arrivo così, con questo carico di emozioni. Qualcuno che ha anche scritto che non solo per questo, non solo per la PMA, ma un po' per tutto tendo a sentirmi indietro, no? Rispetto al momento in cui mi sono laureata, poi sposata, poi no, sempre, sempre a rincorrere. Insomma, Ed può è valer la quello che pena. dicevi tu proprio prima, no? Perché viviamo in una società performante dove tutti noi dobbiamo essere, diciamo, non etichettati, però rientrare in quei tempi, in quelle tempistiche. Allora mi diplomo in quell'età lì, oppure mi laureo a quell'età lì, mi devo sposare, comprare casa, fare figli. Cioè, è tutto un qualcosa che, diciamo, in cui siamo immersi, cioè non è che lo scegliamo noi, diciamo, però se la società ci continua a tartassare la mente, ma anche solo dalle pubblicità, parliamoci chiaro, è normale che poi il nostro cervello punta a quello e anche noi ci sentiamo in ritardo, ma non è il ritardo poi rispetto a chi o cosa, ecco, questo che ogni tanto ci dimentichiamo di chiederci. Perché anche io mi sono sempre sentita in ritardo rispetto a tutto, ma perché ho fatto un percorso della mia vita completamente differente dal normale. E quindi anche io mi sono sempre sentita in ritardo su tutto. E la capisco benissimo, questa ragazza. Certo, però il rischio poi è di sentirsi comunque inadeguate, anche se fai il figlio, poi mi sento inadeguata se non esco all'ospedale tutta truccata con la piega fatta e lo smalto, cioè, per dire, no? O se non torno a lavorare dopo poche settimane, per dire, perché magari, insomma, il rischio è grosso se non facciamo anche un lavoro su di noi e su cosa c'è alla base di queste emozioni che ti sono state raccontate, questa colpa, questo senso di fallimento, questa sensazione di rimanere sempre blocchi di partenza, cioè, Sì, perché poi da anche dove un'altra ragazza nasce? mi ha scritto: per me il tempo non è mai stato un problema, ho sempre vissuto quando volevo, tranne ora a 40 anni la vita mi ha dato mio marito. Inizia il periodo più bello della mia vita, ma ecco che quello che fino ad oggi non era un problema, ora lo è. Non dimostro 42 anni, ma le mie ovaie sì. E ritorniamo al punto di prima, no? Al famoso orologio biologico, a quanto effettivamente questo vada ad incidere anche sulla nostra vita, no? Sulle nostre scelte di vita, perché se prima magari non, come questa ragazza non ci pensava, no? Al tempo, perché stava bene così come stava, adesso che ha trovato un marito che magari vuole allargare la famiglia, quei 42 anni li sente tutti da un punto di vista biologico, non emotivo, no? Di testa, ecco. Certo. E questo ti porta poi ad altri tipologie di sensi di colpa, perché anche la ragazza che aveva scritto,
che mi sento in colpa perché potevo pensarci prima, ma se prima magari non era il momento giusto per te, ma che potevi pensarci prima, ecco, perché ora si parla di preservazione della fertilità, ok? Di fare il famoso social freezing, di congelare gli ovociti, il tessuto ovarico, bla bla bla, però intanto prima non si faceva. Cioè, nel senso, si faceva soltanto in casi molto particolari, di malattie oncologiche di questo tipo, ma altrimenti in Italia, se non erro, non vorrei dire una cavolata, ma prima non si poteva fare. Cioè, adesso, da qualche anno, forse una decina d'anni si può fare, ma a parte che ha un costo che non tutti si possono permettere, e poi magari non si sapeva neanche che c'era questa possibilità, anche perché non è una cosa che fai così, cioè non è come tagliarsi i capelli e li metti là, Poi cioè tutto un percorso. attenzione Roberta, torniamo al discorso dell'onnipotenza, cioè non è che se anche fai questo, allora tu ti senti una Nulla. garanzia sulla vita, no? Che cioè dovremmo, ripeto, secondo me è fondamentale recuperare anche il senso del limite. Esatto. Cioè abbiamo dei limiti, è vero, biologici, di età, di sesso, di costituzione fisica, cioè se io avessi voluto fare la ballerina come te, voglia, quando mai, insomma, no? E ok, non sarò una ballerina, però ho potuto comunque fare qualcos'altro, ho potuto comunque vivere la vita e continuo a viverla e a fare delle cose comunque belle, importanti. Io credo che mi faceva riflettere, no? Quella ragazza che ti ha scritto che non ha mai il problema del tempo, per lei non è mai esistito, poi la vita le ha data a 40 anni suo marito. Ecco, il rischio è, per esempio, di perdersi proprio la bellezza di quello che sta vivendo. Cioè, a 40 anni la vita le ha regalato un grande amore e questo va vissuto in questo momento. E va vissuto in pienezza. Il rischio è altrimenti di portare questo sullo sfondo per portare in primo piano ciò che mi manca. Cioè, dimentico ciò che ho e che è comunque tanto, è qualcosa di grande, di immenso, perché l'amore fra un uomo e una donna, fra due persone, comunque è la cosa più grande, no? Esatto. È quello che spesso guardando gli altri, no? Adesso ritorniamo un po' al discorso di proiettare il nostro sguardo verso gli altri, ci dimentichiamo effettivamente che cosa abbiamo di nostro. Esatto. E a me a volte capita, no? È capitato più volte magari dire: ma perché quella mannaggia, cioè quella che non si dovrebbe, cioè non dovrebbe coltivare neanche, non lo so, una piantina rimane incinta come i conigli, no? E a volte dico: ma perché lei sì e io no? Ma non funziona, cioè l'ho detto, l'ho pensato più e più volte, ma non funziona così. Magari quella persona in realtà ha tanti altri vuoti, no? Perché spesso ricorre anche questo aspetto del vuoto, che noi non vediamo, mentre io parlo ovviamente di me. Ho comunque un lavoro che mi sono scelta, una famiglia che mi vuole bene, mio marito che amo alla follia, cioè il cane, il gatto, l'altro gatto, cioè insomma non mi manca niente, no? Sto in salute nonostante tutto. E quindi poi ritorno e do il famoso senso che dicevamo prima del tempo e ritorno al qui e ora, dico ok, adesso effettivamente non è proprio tutto schifo o tutto vuoto o tutto fermo o tutto inutile, c'è tanto di buono, però lì ci sono arrivata dopo un percorso comunque strutturato, perché anche io a un certo punto mi ero persa, no? Per rincorrere questo Ti desiderio. aggiungerei, è una cosa che abbiamo già detto più di una volta, ma secondo me è fondamentale. Se permane questo senso di vuoto, ecco, capiamo Perché c'è. perché c'è e come lo posso riempire.
perché non sarà un figlio a riempirlo, non dobbiamo dare questa responsabilità a un figlio. Esatto. Anche perché poi, come dicevamo prima, no? Poi le paure comunque diventano altre, si aggiungono, emergono magari quelle cose che questi famosi vuoti che non sono stati approfonditi, conosciuti, affrontati, e quindi diventa tutto più difficile perché poi non siamo solo noi come coppia, ma diventa altro, no? Federica dice: bellissimo punto di vista, non ci avevo mai pensato. Ecco, a quello non avevo mai pensato. Eh sì, effettivamente è così, perché noi guardiamo sempre gli altri, ma non ci rendiamo conto effettivamente di quello che noi abbiamo, no? Anche solo avere una persona che ci ama al nostro fianco non è una cosa così scontata, Non è così scontato. anzi, anzi. Assolutamente. Quindi Nemmeno, cioè, avere la nostra vita da vivere, cioè, non è scontato proprio niente. È quel potere che ti dicevo, è vero, non siamo onnipotenti, non tutti i nostri desideri si realizzano come per incanto. Questo potere non lo abbiamo, ma abbiamo il potere di vivere con senso ogni attimo della nostra esistenza. E non esatto. è solo un figlio che dà senso alla nostra esistenza, questo assolutamente. No, no, perché sennò poi va a finire come ci dicevi tu, no? Di dare questo carico a una terza persona che in realtà non deve avere questo carico. Certo. Cioè non possiamo proiettare i nostri desideri su una terza persona. Esatto. Dobbiamo vivere i nostri desideri per nostro conto, non nella vita degli altri, ecco. Esatto. Esattamente, perché poi quando questo figlio poi magari crescendo è diverso da come me lo sono immaginato, oppure si allontana perché comincia anche le sue prime, ma parlo anche veramente da 3 anni che inizia ad andare all'asilo. Che altre cose, cioè incomincia a dire, ma Anche come solo faccio andare via per l'università, no? Trasferirsi dall'università per oppure farà lavoro. scelte Esatto. sue? Cioè, in fondo il compito di ogni genitore poi è quello di abituarli e donargli la loro autonomia, quindi di sono altro da noi, crescerli con questa consapevolezza e noi avere la consapevolezza che sono altro da noi. Quindi Esatto. come ci confrontiamo con questo, se questo figlio aveva da riempire un mio vuoto? E nel momento in cui, se lui riesce, no, a staccarsi da questo, quel vuoto torna, se non altro, in quel momento. E si aggiunge altro vuoto, E no? può Perché essere poi lui va via, drammatico. si aggiunge altro vuoto, quindi è difficile poi da colmare, ecco. Esatto. Da affrontare perché, come dicevamo, se non si affronta subito o comunque con i giusti mezzi, poi diventa tutto più difficile. Certo. Per quello, insisto a farti queste domande scomode, dottoressa. Lo so, io sono sempre quella che ti crea. Uno dice: ma cosa ci avrà ancora da Ma chiedermi questa qui? Dopo tutte queste dirette, abbiamo sviscerato qualunque argomento, invece no, vedi? mai? Però Che cosa abbiamo mai? capito, No. scusate, abbiamo capito che effettivamente in realtà sì, il tempo scorre, no? E in realtà anche noi non è vero che non riusciamo a stare al passo. Non è vero che non riusciamo a stare al passo. Siamo noi che non vogliamo dare il giusto senso al tempo che scorre, al E nostro tempo che scorre. soprattutto dobbiamo rispettare il nostro passo, perché ciascuno di noi ha il proprio ritmo e non è Esatto. quello che ci è dato da altri o che ci è dato dalla società. Ognuno ha il proprio passo, no? A me piace molto andare in montagna. La montagna mi ha insegnato questo, che si può arrivare, se tu hai una meta ci puoi arrivare da dei sentieri molto diversi e ci puoi arrivare mettendoci il tuo tempo. Non è che se io ci arrivo più tardi, ci arrivo in 2 ore piuttosto che in un'ora e mezza, ho meno valore di chi ci è arrivato più velocemente. Semplicemente ho un passo diverso, semplicemente mi sono soffermata a ammirare il panorama o comunque ho un passo E diverso. È giusto che io lo lì ci rispetti. dice
dice, è vero, ognuno ha il proprio ritmo e va rispettato. Esatto, e È questo vero. in tutte le esperienze della vita. Se io mi laureo con un anno in ritardo rispetto a un mio amico, questo non fa di me una persona sbagliata o di minor valore. O se Esatto. mi sposo a un'altra età o non mi sposo affatto, o se prima mi sposo e poi mi laureo. Cioè, mettici tutte le varianti che vuoi. Ora siamo nell'ambito, diciamo, delle relazioni familiari, ma potremmo estenderci a qualsiasi esperienza. Devo rispettare i miei tempi, il mio passo, perché Esatto. fanno parte di me, di come io sono, della mia storia e ognuno è diverso. Eh già, Perché io questo l'ho imparato nell'insegnamento, perché con l'insegnamento ti rendi conto che effettivamente ogni allievo, in base anche all'età, alla fascia d'età, ha il suo tempo e va rispettato. certo. Cioè, e questo è importantissimo. Poi su di me faccio un po' più fatica, ecco, sono molto, diciamo, molto esigente con me, con me stessa. Sono anche con gli allievi, però per altre cose, non per quando sbagliano, perché quello non. Lì non mi arrabbio. Mi arrabbio, loro lo sanno, te lo dico sempre, quando non ci mettono la testa, quando non pensano. Allora lì mi arrabbio, perché se tu ci provi e sbagli, vabbè, fa niente, è sbagliato. Però quando fanno senza pensare, lì. Io sto un po' cattivetta. Lo immagino. Occorre tanta pazienza nell'insegnamento, questo indubbiamente. Tantissimo, Ne occorre tantissimo. tantissimo, Però questo era però per dire, a proposito di ognuno ha il suo ritmo, il proprio passo, effettivamente è così, cioè, poi nella danza ancora di più, perché comunque ognuno di noi prima o poi ci arriva in un modo o nell'altro, no? Al suo obiettivo, perché poi magari il mio obiettivo è diverso dal tuo, e quindi è giusto rispettare i nostri tempi, no? certo. Non, impariamo a essere un po' meno esigenti. Ah, ecco, vedi, a volte con i figli si tende ad essere più esigenti, a volte si sbaglia. Vero, anche perché cerchiamo di imporgli i nostri tempi o le nostre aspettative. Infatti, prima mentre parlavamo, abbiamo iniziato dicendo che anche la società ci chiede di essere performanti, ma infatti pensavo, poi quando questi figli nascono, abbiamo la pretesa che insomma, a 10 mesi devono camminare. A 18 parlare con recitarti la Divina Commedia a memoria, quasi parlare nel senso perché veramente no? Perché poi andiamo in paranoia se oddio non cammina ancora, l'altro cammina, il figlio della vicina camminava già a 9 mesi, lui non gatto, il vasino sì, quando, come, prima, dopo il ciuccio, cioè diventa veramente un rincorrere. Tempi dati da altro, da altri o dalle nostre aspettative, quando invece chiunque di noi ha bisogno di rispetto in questo, dobbiamo imparare prima di tutto a rispettare noi stessi, il nostro ritmo, il nostro passo è quello che va bene per noi e non è sbagliato, Esatto, perché poi non è sbagliato. anche le mamme, no? Le mamme si fanno tante, vivono tanto, tanti sensi di colpa, no? Perché forse avrei potuto fare questo per evitare quest'altro, no? Perché ti senti comunque la responsabilità di questo figlio, perché figlio c'è perché hai scelto tu cioè, di metterlo al mondo, quindi ti senti la responsabilità doppia di questi figli e giustamente ci sta che magari abbiamo delle aspettative un po' più stringenti, tra virgolette, no? Perché ci aspettiamo che vada tutto bene. È vero, si rischia di trasmettere l'ansia da prestazione. Ai figli, ma anche a noi stessi, perché tu vivi in situazioni come, soprattutto dopo un percorso di PMA, si entra anche in un vortice spesso molto dannoso, nel senso che non ci si concede stanchezze, non ci si concede di aver voglia di uscire una volta col macina fuori col marito, e spesso non te lo concedono nemmeno gli altri, Esatto. perché ma come l'hai così voluto, ma come, cioè. Si rischia di entrare veramente, di avere delle aspettative su noi stessi, non soltanto poi sul figlio, veramente
non solo troppo alte, ma che non hanno assolutamente niente di umano, perché il fatto di aver desiderato tanto diventare mamma non significa che io smetta di essere un individuo, una donna, una persona che può avere sonno, può avere fame, può aver voglia di uscire, può aver voglia di farsi una doccia in santa pace, può aver bisogno di parlare una volta con un adulto invece che star sempre, no, a parlare con un bambino. Cioè, quindi Sì. attenzione, perché veramente questo, come dicevamo prima, se certe cose non vengono comprese ed elaborate a suo tempo, torneranno Proprio veramente dopo a metterci i bastoni fra le ruote. questo, no? Perché tante altre hanno detto: mi sento messa in stand-by, sembra che la mia vita sia in pausa. Anche tutto questo pregresso poi. Se la gravidanza va avanti e va tutto bene, comunque poi riemerge, no? Perché tu dici: ma come l'ho voluto tanto, ho aspettato tanto, ho fatto tutto quello che devo fare, adesso non posso lamentarmi Certo. perché che faccio? Mi Poi mi piange lamento. per 8 ore di fila e cosa? Mi nervosisco pure. Non si è mai, cioè, Dio, e no. quindi si vive veramente in bilico e in difficoltà, no? È normale. Emozioni, cioè va bene, ci sta. Momento della vita. In ogni momento della Ed vita, è qualunque normale momento. essere vulnerabili. L'abbiamo Esatto. detto più di una volta, recuperiamo il senso del limite della nostra natura umana e dei nostri limiti personali, non sono sbagliati, ci rendono umani ed è perché siamo umani che siamo vivi, che interagiamo, che amiamo, quindi è una cosa bella, non è una cosa da No, tenere nascosta. allora dottoressa, cioè non sembra, ma volevo dirti che è passata È un'ora. vero. No, perché Siamo due io belle chiacchierone, siamo due sì, belle diciamocelo. chiacchierone, parliamo sempre comunque di cose interessanti, perché poi alla fine io lo ripeterò sempre, però ogni volta che io faccio una diretta poi mi porto tanto dietro, no? Un grande bagaglio che metto lì, che me lo tengo lì, poi prendo appunti perché ti do gli appunti, frecce, cose. Pubblicherai un Quindi io libro intanto, alla fine. sì, prima o poi faremo un libro, sì, Pubblicheremo un libro con la soprattutto del sì, diretto. sulle nostre dirette. Allora, intanto vorrei ringraziare tutte le ragazze che ci hanno Anch'io, scritto. anch'io, perché poi anche chi ha partecipato, perché ho visto scorrere davvero tanto. Esatto. Tutte le persone che sono passate anche solo per stare 5 minuti, chi è rimasto tutto il tempo, chi ci ha scritto anche in diretta. E poi, dottoressa, volevo ringraziarti perché non so quante dirette abbiamo fatto, prima o poi le devo contare. Ne abbiamo fatte veramente tante e ogni volta trattiamo degli argomenti sì inerenti a magari alla PMA, all'infertilità, tutto quanto, però sono sempre comunque edificanti, ecco, questa è la parola che volevo dire, proprio edificanti, perché ci permettono di vedere le cose con un modo diverso. Grazie a voi, parole che sono entrate nel cuore, grazie a te. Grazie davvero. E quindi almeno a me, poi le ragazze che mi scrivono ovviamente apprezzano queste dirette, quindi ne sono felice perché alla fine tutto l'impegno poi viene ripagato, no? Perché è proprio questo l'obiettivo di rendere le ragazze meno sole, meno perse, e di dare una visione un po' diversa, no? Di quello che Normalizzare anche un po' le ecco. Di emozioni, normalizzare, esatto. esatto, i sentimenti che provano e le emozioni che provano. Credo che anche Esatto. questo sia importante perché spesso non viene fatto. No, spesso ci sentiamo in difficoltà, no? È proprio ed è per quello che poi nasce il senso di colpa. Esatto. E allora è normale aver paura, è normale essere stanche, è normale essere tristi, è Aver voglia normale di voler mandare fermarsi, di aver voglia fermarti. di fermarsi. Esatto, è normale. Grazie, concetto, grazie per questo spazio alle emozioni. Sì, è normale vivere le emozioni. È normalissimo, va bene. Ed è Va normale essere bene. vulnerabili, avere dei limiti, non è colpa nostra, non è Esatto.
nostra, siamo umani ed anzi è quello che ci rende unici e irripetibili, come dico sempre. Esatto. Fossimo perfetti saremmo tutti degli automi uguali. No. Invece no, è la nostra vulnerabilità a renderci esseri umani, unici e ripetibili, e bisogna ripartire da questo, da questa consapevolezza, per dar senso anche al tempo. Esatto, proprio quello, no? Perché altrimenti ci sentiamo sempre in affanno contro questo tempo, che in realtà il tempo è il nostro amico, no? E siamo noi che dobbiamo dare un senso a questo tempo. Allora, dottoressa, grazie Claudia Corsini, per me è sempre un piacere, e sappi che ti verrò a ricontattare per altre domande. Mi devi venire a trovare, io ti sto aspettando. Lo so. Me l'hai promesso. No, però aspetta, ci stiamo lavorando. Voglio prendere un caffè con te in Piazza del Duomo. Sì, e poi faremo la foto ricordo. Sì, sai che io adesso ogni tanto passo per Firenze e quindi... Per quello te lo dico. Non so che non ne sto parlando adesso perché sono un po' con i piedi di piombo. Vabbè, comunque sì. A breve verrò a Firenze a trovarti, e quindi molto volentieri, sì. Sarà davvero piacere. Dai. Allora, grazie ancora a tutti e buona serata, alla prossima diretta, delle mie domande scomode, che poi ovviamente con tanta pazienza risponderà. Arrivederci e grazie a tutti. Ciao. Ciao.